Ciao piccine, eccomi qui con un nuovo video, sono tornata e oggi sono qui per registrarvi un video haul. Con l'arrivo della bella stagione il mio portafoglio inizia a piangere perché io mi sento più ispirata nello spendere soldi e quindi oggi sono qui per mostrarvi quello che ho comprato negli ultimi giorni, anche per dare il via appunto a questi video haul che secondo me ce ne saranno parecchi da qui alla fine dell'estate perché, non so, mi sento proprio molto ispirata a spendazzare tutti i miei soldi, quindi probabilmente vedrete vari video haul, vi avviso, che siano di prodotti, che siano di vestiti e roba varia, sicuramente ne vedrete vari, spero vi possa far piacere. Quindi direi di incominciare proprio con Pull&Bear, da cui ho preso varie magliettine. La prima che vi mostro è questa qui, che è molto molto carina, vedete, ha questa fantasia con tutte le pesche o albicocche, ancora non sono riuscita a capire benissimo, però io suppongo siano pesche, ed ha una base praticamente chiara, che è tipo di un rosa molto molto chiaro, un rosa cipria chiarissimo, con appunto tutte le pesche così dappertutto sparse in giro. È semplicissimo, sinceramente, però mi piaceva molto, e questa qui costava 7,99 euro. Ha il taglio di una semplicissima t-shirt, come potete vedere, a mezze maniche, non è larghissima, non è neanche proprio troppo aderente, la lunghezza penso sia una media lunghezza, neanche questa non è troppo corta e non è nemmeno troppo lunga. La seconda è questa qui, come potete vedere è tutta arrecciata perché le devo ancora lavare, non ho nemmeno tolto il cartellino per farvele vedere nel video, è di questo color verde scuro bellissimo, veramente molto molto bello, con la scritta centrale positiveness di questo rosa appunto sfumato. Questa è un pochino diversa rispetto all'altra perché ha questo taglio appunto diverso, le mezze maniche sono un pelino più corte e questa va anche un po' più aderente ed è leggermente più corta, leggermente, come potete vedere. È un genere diverso, però anche questa mi piaceva, è una maglietta un po' da tutti i giorni proprio perché mi serviva qualcosa di universale da poter mettere diciamo tutti i giorni in questa stagione che comunque inizia a far caldo, e questa qui costava 4,99 euro. La terza maglietta è proprio questa qui, semplicissima, bianca, con questo disegno centrale con una scritta e gli occhiali diciamo con riflesso appunto una spiaggia con su scritto Beach Days, e mi piaceva molto proprio per il taglio perché è molto diversa rispetto alle altre due che vi ho mostrato. Come potete vedere è un po' più larga, ha le maniche un po' più lunghe, un po' più svasate, non so proprio come dirvi, e però diciamo che addosso sta in modo diverso, un po' più morbida, ecco. Questa qui è l'unica cosa che ho già indossato, quindi ho già tolto il cartellino, e costava 12,99 euro. Una cosa che ho preso da Pull&Bear, che in realtà non renderà per niente vista così perché è praticamente tutta smontata, proprio perché questo qui è un vestitino abbastanza corto, come potete vedere, che però va appunto legato, si chiude diciamo incrociando le due parti, è bellissimo addosso, è molto scollato. E questo inizia già ad essere un pochino più estivo rispetto ad altre cose che vi ho mostrato, però mi piaceva tantissimo quando l'ho provato, veramente non ho resistito. Ripeto, è molto scollato, quindi diciamo che non è proprio da tutti i giorni. Comunque l'ho preso per quelle serate estive, non lo so. È uno di quei vestiti semplici, un po' universali, così, che però fa anche il suo effetto e la sua figura. Come potete vedere è di questo materiale, è molto leggero, tipo sembra quello di una tenda. Sì, le mie descrizioni molto dettagliate. E vedete, ha le righe bianche e grigie. Il prezzo è di 19,99 euro. E questo è veramente molto bello, mi è piaciuto tantissimo, non ho resistito a prenderlo. Sono andata poi da Zara e ho preso tre cosine che mi sono piaciute veramente troppo quando le ho viste e non ho resistito davvero. La prima cosa è un'altra maglietta, come potete vedere è sempre bianca, non so, a me piacciono molto le magliette bianche, però al di là di questo è tutta bianca con l'immagine di questa ragazza, diciamo tipo di un fumetto, come potete vedere, che mangia il gelato con gli occhiali appunto in cui sono riflessi sempre le palme, la spiaggia, con una scritta sopra. E niente, questa mi piaceva tantissimo, è semplice però comunque con questo disegno, non lo so, a me piaceva molto. Anche questa è un po' larghina, quindi sta morbida addosso, le maniche sono un po' più corte rispetto all'ultima che vi avevo mostrato, e non c'è nient'altro da dire oltre al fatto che costa 9,95 euro, quindi un prezzo diciamo molto ragionevole per una t-shirt. Una cosa che mi ha colpito fin da subito è stato questo toppettino bellissimo, come potete vedere, di questo azzurrino, che ha come dettagli diciamo che danno quel tocco di particolare questi pendaglietti, che poi in realtà sarebbero i lazzi delle bretelle che si allacciano appunto e stanno così a penzoloni, con tutti questi pompon e queste nappine colorate che appunto danno quel tocco di, non lo so, particolarità. Secondo me è bellissimo, addosso sta veramente molto bene.
In realtà è semplicissimo, nel senso che non ha fantasie e cose varie, però appunto il taglio del top è bellissimo, fatto a mo' di canottiera, quindi ha le bretelle così, e non è troppo scollato, però non è neanche accollatissimo. Ha questa balza qua sopra e poi cade un pochettino morbido, quindi non sta proprio stretto. È abbastanza corto, però è bellissimo, veramente mi piace da morire questo top e costa 19,95 euro. Questo è stato un azzardo, nel senso che è un acquisto un po' particolare rispetto al mio solito ed è questo body, come potete vedere, estremamente scollato, che però addosso sta veramente bene. Io pensavo che con il mio tipo di seno, la mia corporatura, non stesse bene, invece quando l'ho provato addosso è molto molto bello. Vedete, appunto è a body, però non si allaccia, è proprio già chiuso, quindi voi lo dovete infilare e ha il laccio qua sopra che potete stringere, non so se lo riuscite a vedere, quindi potete anche regolare quanto stretto farlo andare, ecco, non so se mi sono spiegata. E questa cosa mi piace molto perché appunto si può regolare, se farlo stare un po' più morbido, se farlo stare un po' più diciamo teso. E niente, non ha le coppe ovviamente, così semplice e liscio, però ripeto, pensavo non mi stesse bene come genere di cose, invece mi sono, dai, ricreduta. Sicuramente su una ragazza più magra con un seno più piccolo sarebbe meglio, però vabbè, in ogni caso per essere mi è piaciuto molto anche per la particolarità dei due colori messi insieme, il giallo e il viola, che veramente mi hanno colpito tantissimo, con queste righe appunto trasversali. E mi piace davvero tanto e questo è costato 12,95 euro. Sono andata da Intimissimi, cosa che in realtà non avevo mai fatto perché in realtà avevo bisogno di reggiseni. Ed è una vita che dico di volermi comprare dei reggiseni veramente veramente buoni e magari anche un po' più particolari, perché io rimango sempre sul semplice, sul bianco, sul nero. Vabbè, non è che abbia variato molto in questo caso, però nel senso sempre liscissimi, senza fantasie, senza pizzo, senza cose varie. Invece stavolta ho deciso di prenderli un pochino diversi, adesso ve li vado a mostrare, sono tutti impacchettati. Penso li conosciate già questi tipi di reggiseni perché li hanno pubblicizzati parecchi e sono diciamo a mo' di bralette, che hanno questa parte in pizzo con la coppa appunto. L'ho preso nero e costava appunto 29,90 euro, che non è pochissimo, e in più l'ho preso anche bianco. L'avevo provato anche fucsia ed era bellissimo, devo dire, però inizialmente ho preferito prenderlo bianco e nero proprio perché sono diciamo i classici, quelli che si utilizzano di più, e poi ho detto che in caso se mi dovessi trovare bene magari vado a prenderli anche di altri colori. E nulla, sono davvero comodi. Questi qua, tra l'altro, ci tenevo a dirvi una cosa molto particolare, perché io porto la terza e questi qua invece sono una seconda. Cosa stranissima per me, perché di solito anche la terza delle volte mi sta un po' scomoda perché iniziano ad uscirmi, non lo so, non so spiegarvi, è una cosa che mi dà molto fastidio. Di questi qui invece avevo provato la terza, però non mi stavano bene aderenti qua nelle spalle, diciamo questa parte qui non mi stava bene bene bene. Quindi proprio per pura curiosità ho deciso di provare la seconda, ma ero già proprio scoraggiatissima perché sapevo già che la seconda mi sarebbe stata piccola, e invece mi sono ricreduta perché non portando la seconda pensavo mi stessero stretti. Invece veramente, proprio per questa cosa qui che hanno il sostegno del pizzo, nonostante ciò nella coppa ci stanno tutte per bene e vengono fasciate. Perciò indipendentemente dalla taglia, vengono sostenute bene e soprattutto mi stanno più aderenti qui. Entrambi costano 29,90 euro, che è un prezzo diciamo medio-alto secondo me, non è proprio pochissimo per un reggiseno. Però sinceramente riservo molte speranze perché innanzitutto sono bellissime e poi soprattutto sembrano molto molto comodi. Adesso non li ho indossati, come potete vedere c'è ancora il cartellino. E nulla, io spero anche che comunque siano quei reggiseni che sfrutti tanto, che ti durano parecchio. Da H&M sono andata a fare giusto un giro, ma in realtà non c'era quasi niente di interessante. C'erano però alcuni capi scontati, tra cui questo pantalone di quelli che dovrebbero essere, diciamo, eleganti, che costavano 10 euro, veramente, io sono rimasta scioccata. Super stretch, c'è scritto, in effetti sono proprio super stretch. Questi qua mettono in risalto tutte le forme possibili e immaginabili, quindi quando li mettete addosso veramente risaltano tantissimo, e soprattutto sono di questo rosa cipria bellissimo, che sotto ovviamente lasciano intravedere la biancheria. Inizialmente l'ho provato perché mi incuriosiva molto il colore, diciamo il concetto di questo pantalone rosa elegante, diciamo semi elegante, da poter mettere anche con una magliettina o comunque per una serata indifferentemente,
Però appunto col fatto che costavano 10 euro ero partita molto prevenuta, pensando che fossero stati un po' difettosi, perché si sa, magari delle cose che mettono scontate sono quelle che di solito non compra nessuno. E invece questi qua stanno molto bene addosso, per essere, mi piacciono molto. E quindi niente, li ho voluti prendere, dietro sono fatti così, semplicissimi. Scendono un po' larghi e in più mi stanno anche un pochettino lunghi, quindi adesso sto valutando se farli accorciare, diciamo, di qualche centimetro. E però per il resto mi piacciono molto, hanno la cerniera laterale, quindi non ce l'hanno davanti, davanti non hanno nemmeno le tasche, hanno due tasche finte dietro. E niente, appunto, li ho pagati 10 euro, quindi fantastico come prezzo, veramente stanno anche molto bene, quindi sono stata molto contenta. L'ultimo super acquisto che vi mostro, che ho fatto già da 2-3 settimane in realtà, che sto amando alla follia, sono queste scarpettine che sono le P448, non so se conoscete questo modello. Qui da noi sono molto molto conosciute come scarpe, perché sono di una qualità superiore secondo me, e soprattutto fanno dei modelli molto particolari, molto belli. Ad esempio queste qui secondo me sono stupende, sono costate 175 euro, quindi un prezzo alquanto alto secondo i miei gusti. Come potete vedere però sono scarpe veramente, io spero si noti, di alta qualità, proprio perché sono realizzate in pelle se non sbaglio, insomma tutto in Italia anche se non sbaglio, quindi sono scarpe che valgono. Mi piacciono molto perché hanno questa particolarità di avere le righe laterali, sono diciamo a base nera qui davanti, però hanno i dettagli della linguetta e di quest'altra qua dietro colorati. Questa davanti è fucsia, quest'altra dietro invece è di questo turchese molto bello. Fatto sta che secondo me sono bellissime davvero, adatte anche per la stagione, perché adesso che arriva l'estate sono scarpe fresche da mettere un po' con tutto. Le P448 veramente sono scarpe veramente valide, soprattutto come vi ho detto prima fanno tantissimi modelli particolari, infatti ne avevo provati molti prima di comprarle, però queste veramente mi avevano proprio rapito per la loro particolarità, per i colori, non lo so, mi piacciono davvero tanto. Se avete l'occasione di provare un paio di scarpe di queste qui, fatelo, così vi renderete conto, e in caso spendete qualche soldo in più se avete bisogno di un paio di scarpe, però queste qui secondo me le sfruttate tantissimo. Ok ragazze, io direi che siamo arrivate alla fine, quindi io spero che tutti i miei acquisti vi siano piaciuti, che il video vi sia stato utile per conoscere qualche capo magari da andare a provare in negozio. Mi raccomando, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi, trovate il tastino qui in basso, mettete mi piace al video e ci vediamo alla prossima. Ciao piccine!